Domani la giornata culminante dei festeggiamenti del Venerdì Santo a Canicattì, il comitato ha curato tutto nei minimi dettagli. E abbiamo iniziato ieri con la preparazione della processione del Gesù Morto che dalla chiesa del Carmine andrà alla chiesa San Diego. Dopo la concelebrazione della Santa Messa ci procederemo con la processione verso la chiesa del Calvario. E dopo che ci saranno messi i sepolcri nella chiesa del Calvario e il Giovedì Santo sarà collaborato da molte persone che verranno nella chiesa a fare delle preghiere e cose varie, seguite da noi del comitato con dei canti e delle preghiere. E il giorno del Venerdì Santo, come tutti gli altri anni, la processione partirà dalla chiesa San Diego alle 2:30, che proseguirà verso la piazza 4 novembre, dove ci sarà l'incontro con la Maria Dorata, la Maddalena e San Giovanni, che proseguirà poi verso la chiesa del Calvario, dove ci sarà la crocifissione verso le 4:30, diciamo così, e poi verso le 7:30-8 la deposizione, con la processione che proseguirà, che andremo sino alla chiesa della Sacra Famiglia e ritorneremo verso la chiesa di San Diego, che pensiamo che quest'anno vogliamo un po' anticipare, perché visto che ogni anno ritardiamo moltissimo, vogliamo anticipare almeno di un'ora l'incontro qua della famosa spartenza davanti alla chiesa di San Diego. Colgo l'occasione poi per ringraziare Don Mario Polisano, che è il parroco attuale della chiesa, e Don Mimì Denaro, che l'ha preceduto. E inoltre poi voglio ringraziare una persona in modo particolare, che è l'ingegnere Castro. Cuore di tutto l'anno liturgico per noi è la Settimana Santa e specialmente il Triduo Sacro, che comincia domani Giovedì Santo, prosegue il Venerdì Santo e poi trova la sua conclusione nella notte di Pasqua e nel giorno di Pasqua, proprio perché è il centro della nostra fede. La morte e la risurrezione del Signore, e io credo che il nostro popolo è molto legato alla Settimana Santa, al Venerdì Santo soprattutto, ma anche al mistero della Pasqua, e vorrei che il nostro popolo viva questi giorni intensamente e spiritualmente, non solo come riti tradizionali che si ripetono, ma come apertura del cuore per incontrare Dio, perché la morte di Cristo è per noi fonte di grazia e di salvezza e la risurrezione di Cristo è speranza di una vita e di un futuro nuovo, di un futuro nostro, personale, familiare, ma io direi anche sociale, ambientale, perché viviamo momenti duri, difficili e qualche volta sembra spegnersi un po' la fiducia e la speranza. E la Pasqua, che contiene in sé questo germe di fiducia e di speranza, possa aiutare noi e il nostro popolo proprio a guardare con maggiore positività verso il futuro. Penso che i riti che noi celebreremo, particolarmente domani, che è il Giovedì Santo, in cui oltre che l'Eucaristia e il sacerdozio, anche attraverso il gesto della lavanda dei piedi, è indicativo del bisogno di umiltà che Cristo insegna a noi. Qualche volta noi viviamo con un po' di fumo in testa in più, abbiamo bisogno di darci tutti una calmata e di essere semplici e umili. E poi soprattutto il Venerdì Santo e la Pasqua. Io vorrei augurare a voi e per mezzo di voi a tutta la città di trascorrere una buona Pasqua spirituale e all'interno delle nostre famiglie e delle nostre comunità.